Sono con il presidente di Generali, Andrea Sironi. Allora, presidente, so intanto che lei è un appassionato velista e che finora ha sentito tanto parlare di Barcolana. Questa volta ci sarà anche l'occasione di viverla. Sì, per me è un grande onore, un piacere. Io sono solito navigare nelle acque del Tirreno e quindi ho sempre sentito parlare della Barcolana come la regata più importante, più prestigiosa, ma non ho mai avuto la fortuna di potervi partecipare, quindi sono davvero felice quest'anno di poter venire a regatare su queste acque che sono così famose, quindi mi fa un enorme piacere. Oltretutto, insomma, il fatto che Generali sia in Barcolana è anche perché è questa linea di partenza che raccoglie velisti di qualsiasi taratura, da quelli professionisti agli appassionati, la rende veramente per tutti, oltre a essere una festa internazionale, sempre però con un occhio anche alla solidarietà e alla sostenibilità. Sì, anzitutto vorrei ricordare questo rinnovo della partnership, del sostegno di Generali con la Barcolana per 3 anni come presenting sponsor. Per noi è molto importante, è vero, non è soltanto un grandissimo evento sportivo, ma è anche un simbolo di sostenibilità, che è uno dei principi chiave del nostro piano strategico, e di solidarietà. Sostenibilità anche intesa come poi diversità, inclusione. Abbiamo come Generali, sosteniamo questo, diciamo, trofeo di Women in Sailing che viene assegnato all'equipaggio, diciamo, misto ma guidato da una skipper donna, e questo per noi è molto importante. E diciamo che anche le iniziative di solidarietà con il programma di charity fatto con la Rete del Dono è un qualche cosa a cui noi partecipiamo molto volentieri. Allora, presidente, si sta preparando a conoscere il nostro golfo così particolare, con la famosa bora oppure con i momenti di bonaccia che hanno caratterizzato tante edizioni di Barcolana? Ma guardi, io devo dire che ho visto dei video, delle foto della Barcolana, sono sempre rimasto impressionato per vedere così tante barche tutte insieme su una linea di partenza, e non so come fanno a gestirla, però davvero non vedo l'ora di poter partecipare. È una regata che ha un prestigio talmente importante che poi, ovviamente, io non sono un professionista regatante, ma parteciperò in modo competitivo e aggressivo, sperando di arrivare sul podio. Ci vuole, perché ovviamente scatta anche l'agonismo. Io la ringrazio grazie, presidente, ci ritroviamo allora in Barcolana sulle rive nella festa della vela. Molto volentieri, grazie mille.